Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: il trono di Ida Platano è a rischio. Gli indizi non fanno presagire nulla di buono. Lo sconcerto tra i fan è tanto. Ecco cosa sta accadendo. Classe 1982, Ida Platano è nata il 30 marzo in Sicilia ed è del segno zodiacale dell'Ariete. È una nota influencer e lavora come parrucchiera presso il suo salone sito a Brescia. Ha raggiunto la popolarità quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne. Correva l'anno 2017 e la dama, in seguito a una forte delusione in campo sentimentale, è approdata nello studio di Canale 5. Proprio grazie alla partecipazione allo show ha conosciuto quello che poi diventa uno degli uomini più importanti della sua vita, il bel cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri. Ida non ha mai negato che in seguito alla fine del suo rapporto con Riccardo ha vissuto dei momenti particolarmente duri e dolorosi. Ha però superato questo delicato periodo grazie all'aiuto dei suoi affetti più cari. Tornata in forma, decide di ripresentarsi nel parterre femminile e conosce Alessandro Vicinanza. I due si piacciono, ma a un certo punto interrompono la frequentazione. Si sono rincontrati qualche mese dopo ed hanno ripreso a vedersi e a sentirsi, scoprendosi innamorati. Hanno dunque abbandonato la trasmissione mano nella mano ed hanno vissuto una relazione molto intensa, fatta di condivisione, di gioia e di affetto. Come un fulmine al ciel sereno, nel settembre 2023, Ida ha annunciato al pubblico del dating show di essere la nuova tronista e, contestualmente, dichiara dunque la fine della sua storia con il cavaliere partenopeo. Uomini e Donne. Mario lascia il programma. Ida oggi si sta concentrando sugli uomini giunti alla sua corte. Tra coloro che le hanno manifestato maggiore interesse c'è di certo il napoletano Mario, noto speaker radiofonico. Lavora presso la nota emittente nazionale Radio Kiss Kiss. Nato e cresciuto a Napoli, ha un passato nel mondo del basket. Tra Cusitore e Ida è scoppiato immediatamente un certo feeling mentale e fisico, tanto che i telespettatori li hanno eletti già come una coppia perfetta. Ma nelle ultime ore un indizio social ha letteralmente gettato nel panico migliaia e migliaia di fan. Mario ha pubblicato una Insta Stories da retrogusto amaro e in tanti hanno supposto che possa essere una frecciatina rivolta a Ida Platano. Se così fosse, il trono della bella tronista sarebbe a rischio. È quanto pensano i supporter dello show, poiché tra di loro c'è molto feeling e se il cavaliere decidesse di andare via, per molti sarebbe una grave perdita. La frase che ha pubblicato il cavaliere recita: non mi deludono le persone, mi deludo io perché ci credo ancora. Scritto: si ritorna a essere di nuovo freddi. I sentimenti non fanno per me. Non è chiaro cosa sia accaduto e si ipotizza che per scoprirlo sia necessario attendere la messa in onda delle nuove puntate del talk di Canale 5, che andranno in onda a partire da lunedì 8 gennaio come di consueto su Canale 5 a partire dalle 14:45.